Uomo dalla personalità eclettica, alla ricerca continua di nuove sfide, amante del buon vino e delle belle donne, appassionato ingegnere meccanico, poeta ispirato, pittore prolifico, sportivo, filantropo, operaio, viaggiatore. Ma chi è stato veramente Valentino Santa Maria? Ci troviamo nella tenuta della famiglia Caccherano di Bricarasio perché nonostante i misteri che circondano le origini di Valentino Santa Maria, l'unico dato certo è che qui ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza. Valentino arrivò qui in tenerissima età, forse era un bacchè, forse il figlio naturale di una domestica. Grazie alla stretta amicizia con il giovane Emanuele Caccherano di Bricarasio, Valentino fu educato dai migliori precettori. Ricevette un'educazione scientifica e classica, senza dimenticare però le sue origini contadine. In questi anni Valentino si distingue come grande atleta, portando lustro alle associazioni sportive della cittadina di Bricarasio. Risulta subito chiaro che Valentino presenta delle doti fuori dal comune. Condivide con il suo amico Emanuele Caccherano di Bricarasio la passione per la meccanica e sviluppa il primo prototipo di automobile italiana. Nel luglio del 1899 è a fianco di Emanuele Caccherano nell'atto di fondazione della Fiat. Nel 1904 Emanuele Caccherano muore in circostanze misteriose. La scomparsa dell'amico fraterno segna profondamente l'animo di Valentino, che si allontana dalla famiglia Caccherano, ma non dalla vita sociale del paese. Verde paesaggio. Al passaggio gli occhi si riempiono di leggera malinconia, brillante come i folti alberi di questa valle. Valentino aveva una fortissima passione per la letteratura e la poesia. Insieme a mio papà fondarono un circolo letterario. Si trovavano qui ogni giovedì al tramonto e discutevano delle proprie poesie. Si dice che Valentino abbia scritto più di 2000 poesie. Va bene, era un poeta, però non va dimenticata la sua grande mentalità scientifica. Ad esempio aveva un'inesauribile passione verso i trasporti ferroviari. Ha ideato, proposto e realizzato concretamente i lavori di perfezionamento della stazione di Bricarasio. E i suoi legami con la ferrovia sono talmente forti che si riflettono anche nella sua vita amorosa. La nonna mi raccontava sempre questa storia e quando lo faceva sembrava che gli si illuminassero gli occhi. Un giorno Valentino è arrivato davanti al cancello e gli ha detto: «Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi!» Sentiva dei rumori metallici nel suo giardino, ma non riusciva a capire bene che cos'era, finché ad un certo punto Valentino gli ha detto: «Puoi aprire gli occhi, vai, aprili!» E lei ha visto questa locomotiva immensa nel suo giardino, poi non è mai riuscita a scoprire come avesse fatto una locomotiva così grande ad essere nel suo giardino. La nonna adorava i treni, diceva sempre che i treni odorano di libertà. E probabilmente lo diceva anche perché la sua storia con Valentino è iniziata su un treno, sulla linea per barge. Era bello che si faceva desiderare. Sì, ti innamoravi per forza di quella linea. Io gli dicevo sempre: sei bella come il sole. E lui mi rispondeva: il sole risplende per tutti. Hai capito? Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Valentino parte per il fronte, un evento che lo segnerà profondamente. Quando torna è un uomo cambiato. Gli orrori a cui ha assistito lo portano a riflettere sull'esistenza. Si ritira dalla vita pubblica e dedica le sue giornate alla contemplazione mistica, rivelando una nuova sensibilità nei confronti degli altri. Era una brava persona, si dedicava agli altri, li aiutava dando soldi o a quanto occorreva e si era inventato anche la società di mutuo soccorso per aiutare come poteva le persone in difficoltà.
Valentino in gioventù aveva conquistato la simpatia, l'affetto di tutti i cittadini di Bricherasio con il suo carisma, con la sua personalità, ma è proprio in questo periodo che Valentino raggiunge il cuore dei bricherasiesi. Anche nella solidarietà manteneva la sua mentalità scientifica e progettò infatti l'attuale rete di irrigazione per i campi e per la produzione di energia per le attività artigianali. Ha anche creato un orfanotrofio per cercare di aiutare i bambini, che una volta erano tanti, i poveretti che entravano lì dentro si chiamavano i babiotte, quindi e anche lui non era stato un babiotte, però aveva avuto già nell'infanzia dei grossi problemi a esistere e a tirare avanti. In questo periodo rinnova la sua passione per l'arte e la pittura, confermando il suo eclettismo. E si possono trovare quadri di notevole valore, di notevole pregio, presso le dimore storiche di Bricherasio e anche nei luoghi di culto. Anche il quadro che è alle mie spalle è opera sua. Vi sfido a individuare chi è Giuda, si vede benissimo in primo piano, ma tutti sbagliano, ed è proprio la caratteristica di quest'uomo, di Valentino, di andare a focalizzare lo sguardo su una persona e creare dei motivi per poi individuarlo, ma non renderlo così facile. Ha dipinto anche altri quadri che sono in questa chiesa, era a modo suo una persona con una grossa spiritualità, molto libero, cercava di qua e di là delle cose che gli interessavano e si impegnava in queste. Con l'arrivo del fascismo, i valori che si stanno affermando nella società mal si adattano alla sensibilità di Valentino, che decide di abbandonare l'Italia. Si sa poco di questo periodo in cui vagò per i 5 continenti alla ricerca costante di nuove avventure. Il suo ritorno, nel 1946, sarà foriero di cambiamenti per i suoi compaesani. Mio nonno vide arrivare Valentino con una palla pelosa marrone in mano e gli chiese: cos'è questa cosa schifosa che mi hai portato? E Valentino gli disse che era l'oro del futuro. Mio nonno dopodiché tolse tutti i vigneti e iniziò a piantare i kiwi. Tutti gli dissero: ma tu sei matto, cosa fai? E lui rispose: se lo dice Valentino è perché è vero. Anch'io devo dire grazie a Valentino, che il mio successo lo devo anche a lui, e grazie a lui ho potuto vincere questo, il gongolo. Il kiwi fu l'ultimo dono di questo uomo straordinario alla sua comunità. Nel pomeriggio di venerdì 12 settembre 1947 fu visto passeggiare in via Mola Rosso e da quel momento nessuno lo vide più. Parlare di Valentino Santa Maria e parlare di Bricherasio. Talmente la sua fama era così importante che la popolazione ha deciso di dedicargli la piazza di questo paese, dedicata appunto a Santa Maria. Ogni anno la comunità sente il dovere di ricordare questa figura a tutt'oggi così vicina, con una festa in suo onore sulla collina del castello. E adesso brindiamo tutti in onore di Valentino Santa Maria. Evviva! Evviva!